La mia pasta frolla vegana è così versatile che potrete utilizzarla per fare crostate, biscotti e dolci di tutti i tipi, tra cui anche i miei famosi lemon bars. Questa frolla si prepara con un po' di farina, olio e uno sciroppo a base di acqua e zucchero e tanta vaniglia. Una volta provata, non la lascerete più. Come sempre, dosi e lista degli ingredienti sono alla fine del video e nell'info box qui sotto. Prendete un pentolino e versateci dentro zucchero, acqua, estratto di vaniglia e buccia di limone. Mescolate bene e scaldate sul fuoco un minuto o due, giusto il tempo di far sciogliere lo zucchero. In una ciotola profonda versate la farina, il lievito e mescolateli per bene. Versateci sopra l'olio di semi per un gusto neutro o quello extravergine d'oliva se volete un gusto più deciso. Aggiungete un pizzico di sale e lo sciroppo preparato in precedenza, che nel frattempo si sarà stiepidito. Mescolate con una frusta o con un cucchiaio. E quando il composto comincerà ad addensarsi, continuate ad impastare con le mani. Ovviamente potete utilizzare la planetaria come per tutte le frolle, ma io preferisco sempre lavorare a mano, perché lo trovo più rilassante. Mettete la frolla tra due fogli di carta forno e stendetela con un matterello. In questo modo eviterete di aggiungere ulteriore farina, di sporcare il piano di lavoro, ma soprattutto velocizzerete i tempi di raffreddamento della frolla. Riponetela in frigorifero per almeno un paio d'ore prima di lavorarla e cuocetela come più vi piace. Questo tipo di frolla si cuoce a 180 gradi in forno statico o a 160 gradi in forno ventilato. I tempi di cottura varieranno in base al dolce che vorrete preparare. Buona merenda! Da gusti diversi!